da Enrico Variale a bordo campo se ha qualche informazione in più su questo infortunio, chiamiamolo così, capitato a Bruno Adenda. Buonasera da bordo campo, le informazioni le chiediamo al professor Andrea Ferretti, il medico della Nazionale Azzurra. Allora, che cosa è successo a Nesta? Al termine dell'allenamento di ieri sera, dell'allenamento di rifinitura, aveva un leggero fastidio di sede inguinale che in mattina ha provato, però prima abbiamo visto Nesta sul campo qui dell'Olimpico. Sì, ha provato ma aveva ancora fastidio, quindi per prudenza abbiamo preferito non impiegarlo. Devo farle una domanda che sicuramente i tifosi della Lazio, voglio dire, stanno aspettando. Per domenica ci sono problemi? Nesta può recuperare? A parte che la Lazio gioca sabato, un giorno in meno potrebbe essere importante, bisogna valutare domani. Da ieri oggi è peggiorato, quindi insomma buone novità per adesso. Quindi poche speranze allora per i tifosi della Lazio? No, non dico poche speranze, bisogna vedere domani più che altro. Va bene, allora grazie al professor Ferretti e adesso parliamo di questa Italia-Argentina. A te la linea, Bruno. Parliamo di questa Italia-Argentina che è sempre un appuntamento di grande suggestione nel panorama calcistico internazionale. Due grandi scuole, la scuola italiana e la scuola argentina, che hanno avuto tradizionali rapporti, no? Da sempre, non soltanto nel calcio moderno, moltissimi giocatori argentini hanno giocato nel campionato italiano, Vincenzo. Sì, basta guardare i giocatori che sono in campo questa sera. Tantissimo. Confronto fra le due nazionali, finora il bilancio è nettamente favorevole all'Italia che ha vinto 6 volte, 5 i pareggi, una sola la sconfitta in una amichevole a Buenos Aires. Statisticamente naturalmente vale come pareggio anche l'1-1 della semifinale famosa di Napoli, poi persa ai rigori purtroppo. Agli ordini dell'arbitro francese Sartre, le due squadre hanno cominciato il loro confronto. Il tocco all'indietro è di Veron a favore di Vivas, che effettua il lancio in profondità sul quale c'è la chiusura della nazionale italiana in fallo laterale. Sono presenti direi circa 25.000 spettatori allo stadio Olimpico per questo che comunque costituisce un banco di prova di prestigio. Attenzione, c'è la prima iniziativa della nazionale italiana ed è stato proprio Samuele, il difensore della Roma, a disimpegnare in palo laterale. Coppia d'attacco formata da Inzaghi e Vieri, sul quale naturalmente facciamo tutti un gran conto. La respinta è stata di Ayala, poi il tocco operato da Tacchinardi, parte il lungo lancio in profondità che si spegne a fondo campo. Un centrocampo formato da Cristian Zenoni, Tomasi, Tacchinardi e Pessotto, un centrocampo di lavoratori, chiamiamoli così, del pallone, dovrebbe dare a questo centrocampo un tasso di classe in più. Fiore. Certo, Fiore è il quinto centrocampista, è il centrocampista che sarà quello più vicino alle punte, quello che lavorerà un po' più per le punte, avendo delle qualità tecniche superiori agli altri. Intanto osserviamo Inzaghi, deve vedersela con Vivas, va al raddoppio anche Simeone, ne nasce un calcio d'angolo. La prima annotazione, Bruno, è che Pierini farà il centrale, non essendo Cinesta è lui che comanderà i tre difensori centrali. Parte il tiro dalla bandierina, parabola a spiovere, il colpo di testa viene effettuato da Cristian Zenoni, la parata di Burgos, il portiere argentino che merita in Spagna con il Mallorca. Ancora, combina bene la nazionale italiana sulla fascia sinistra, il cross di Pessotto, l'uscita del portiere che in due tempi riesce ad anticipare Inzaghi. Poi questo lungo lancio da parte di Chili Gonzales, la ribattuta proprio di Pierini, uno dei due esordienti, l'altro come ricordavamo è Cristian Zenoni. Simeone all'indietro a favore di Ayala nella posizione di difensore centrale, poi viene anticipato Veron, la palla carambola all'indietro ancora per Ayala che apre da quest'altra parte a favore di Samuel. Il giocatore della Roma vince un contrasto e Samuel va poi a contatto con il suo compagno di squadra. Stavamo dicendo di Samuel che sta facendo grandissime campionate. Sì, avete visto un primo contrasto tra Tommasi e Samuel, mentre
c'è il primo piano per Vieri, sul quale c'è la gomitata di Ayala. Tacchinardi in possesso di palla, calibra in profondità, tenta di sforzare di petto Inzaghi, poi è intervenuto ancora Simeone, c'è il tocco di Crespo, e l'Italia che riparte con Maldini sulla sinistra, va a effettuare il traversone radente, intercetta ancora Simeone, gioca in combinazione con Veron, poi chiama l'inserimento in avanti Sorin, sbroglia Tommasi in collaborazione con Zenoni, la palla è ancora per Tommasi, si toglie dal fuorigioco e il Vieri, e poi c'è ancora la palla in calcio d'angolo. Vieri era in fuorigioco, è rientrato, è facilitato anche dal tocco di un avversario, poi la palla finisce a fondo campo. E qui si vede, vediamo, sì, c'è la conclusione di Inzaghi. Inzaghi, si vede la voglia dei due giocatori di giocare insieme, si cercano, si muovono l'uno per l'altro, e quindi è veramente una coppia sul quale possiamo fare affidamento. Tra l'altro i due sono anche molto amici, il che non guasta. Oltretutto, no? Tessotto, parte il lungo lancio, finisce in fallo laterale, 4 minuti e 40. Enrico, condizione del terreno di gioco? Ma il terreno di gioco è piuttosto scivoloso per la pioggia che è caduta a lungo su Roma prima della partita, ma sta tenendo bene, diciamo che nelle ore precedenti la partita la pioggia ha dato tregua e quindi il terreno sta tenendo bene. Volevo segnalare che Trapattoni ha dato già indicazioni alla difesa, che viene comandata, come ha sottolineato D'Amico, da Pierini, ma spesso però si alterna con Cannavaro nella posizione centrale. E poi volevo anche sottolineare i numeri piuttosto anomali degli azzurri stasera, c'è Vieri col numero 8, Tommasi col 17 e Pierini col 23, come se fosse il mondiale, insomma. Intanto proprio Pierini effettua questo rilancio, il colpo di testa è stato di Samuel, poi è Fili Gonzalez che facilita l'inserimento di Veron, la ribattuta della nostra nazionale, il guizzo di Inzaghi, va Inzaghi, opera il traversone, il colpo di testa è stato di Ayala, poi Pessotto, quindi Tacchinardi, largo a favorire l'inserimento di Zenoni. Va Zenoni, opera un buon traversone, si coordina per la presa il portiere Burgos. Ed ecco il prestigioso giocatore del Valencia, Fili Gonzalez. Giocatore molto interessante. Molto interessante. Prova ancora l'Argentina. Sgroppata di Zanetti, che è stato fermato, poi Simeone, ancora Tommasi, buon inserimento, buono anche il lancio in profondità, il colpo di testa è stato di Ayala, poi riconquistano con Samuelli il pallone gli argentini, ora lo giocano con Veron, ancora Zanetti, Simeone, lancio verso Aimar che viene anticipato da Maldini. Maldini, serie di finte, traversone, poi reso terra, Vieri, la conclusione violetta da parte di Inzaghi e la parata del portiere Burgos. Si trovano Vieri e Inzaghi? Si trovano, si cercano, perché come stavi sottolineando prima, sono anche amici, il che non guasta. Intanto c'è questo bel destro da parte di Inzaghi con il portiere Burgos che si è rifugiato in calcio d'angolo. Era difficile far gol da lì, sì. Specchio della porta molto limitato, certo. Ancora Zenoni, trova lo spazio per il traversone, c'è il tentativo di inserimento proprio di Cannavaro con palla comunque a fondo campo e forse anche fallo sul portiere Burgos. Rivediamo, visto Cannavaro a contatto con il portiere avversario, mentre ora è Samuel che ha dato a Veron. Veron chiama in avanti Simeone, Simeone dà poi un buon pallone a Crespo e ancora Simeone. Aimar, ritmi piuttosto lenti, ancora Aimar, combina con Veron, l'inserimento di Kili Gonzalez, il buon passaggio, poi il tiro con posizione però irregolare di Crespo, tiro che era stato effettuato da Sorin.
Ecco che rivediamo. Avete visto, per poco non c'è stata la deviazione di Crespo, che era comunque in posizione irregolare. 8 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sotto la gestione Trapattoni. Le amichevoli vengono sempre disegnate con avversari di prestigio, no? C'è già stata l'amichevole con l'Inghilterra, certo. Ora con l'Argentina. Questo tutto sommato è un bene, perché costituisce un test importante per verificare quella che è la situazione, no? È giusto che sia così. Già il fatto che sia un amichevole potrebbe potrebbe far sì che l'impegno non sia ottimale. Invece, quando incontri delle grandi squadre, l'impegno ci deve essere per forza, altrimenti fai incontro a brutte figure. Quindi di conseguenza è sempre meglio che l'avversario sia un avversario di prestigio. Bruno, problemi anche per Inzaghi, si tiene la coscia, probabilmente un problema all'adduttore destro. Vediamo che adesso il massaggiatore Bozzetti lo sta soccorrendo, vedremo di che si tratta. Intanto è in possesso di palla il temibile Kili Gonzalez, vedete la sua rapidità nel gioco di gambe, il suggerimento a favore di Veron, il cross al centro, la respinta da parte di Pierini che ribatte ancora lungo, buono il colpo di testa da parte di Pieri, poi la palla forse leggermente troppo lunga e difatti ha fatto in tempo il portiere Burgos ad anticipare Fiore. Ancora Simeone che si è piazzato davanti alla propria difesa, gioca un po' nel ruolo del centromediano metodista di una volta. Beh, sai, con un giocatore come Veron, che dovrebbe essere l'altro centrocampista, è sempre difficile stabilire la linea, quindi è chiaro che Simeone si piazza lì davanti e cerca di coprire il più possibile il movimento di Veron. Il lancio è stato intanto di Fiore, intercettato da Ayala, riparte la nazionale argentina con Veron. Kili Gonzalez. Passaggio poi a favore di Sorin. Gioca attualmente con il Cruzeiro. Fuori gioco ancora in Brasile. È stato anche alla Juventus. Di passaggio. Di passaggio, Tacchinardi, Cannavaro, profondità per Bieri, largo il suggerimento a trovare Fiore, va Fiore, cerca una soluzione, chiama in avanti Tacchinardi che poi mette in movimento Maldini con Trapattoni che dà indicazioni, traversando il lunghissimo che si spegne direttamente a fondo campo. Variale, cosa dice Trapattoni? Sì, Trapattoni particolarmente prodigo di consigli e di fischi, devo dire, per richiamare l'attenzione di Cristian Zenoni che sta coprendo la fascia destra, arretra spesso sulla linea dei difensori trasformando a 4 la difesa degli azzurri ed ha un dialogo molto fitto con Trapattoni, anche perché è il più vicino, come tutti i giocatori di fascia destra, alla panchina. Beh, probabilmente è anche quello che ha più bisogno di sicuramente di tra l'altro deve anche vedersela sovente proprio con Gonzalez. Attenzione all'inserimento da parte di Cannavaro che ha tentato la combinazione con Bieri. Era giusto, solamente che Bieri o non ha avuto la forza di continuare nella corsa o non si aspettava più il passaggio di Cannavaro. Sbaglia Veron, approfitta Tommasi, poi Bieri di prima, benissimo, non rincorre il pallone Inzaghi. Con un altro campo era un passaggio bellissimo. Comunque applaude il compagno e avete visto anche da questa inquadratura che ha un po' di fastidio evidente il giocatore Inzaghi. Una gomitata a Cannavaro, attenzione, saltando c'è stato Gonzalez che effettivamente ha colpito violentemente al volto Cannavaro, vediamo se ci sono conseguenze. Abbiamo sentito l'urlo proprio vicinissimo alla nostra posizione. Tra l'altro Cannavaro ha anche un ginocchio sbucciato, rivediamo, e vedete salta con il braccio largo Kili Gonzalez, colpisce nettamente Cannavaro, non giurerei sulla cattiveria dell'intervento. Non mi sembra. Quando si va con le braccia alte il rischio è grosso. Il rischio è sempre grosso. Intanto qui vedete gli schieramenti delle due squadre e avete già avuto l'opportunità di verificare in alcune circostanze come ci sia stasera l'ausilio anche di una grafica virtuale. Immagini assicurate dalla squadra esterna 2 di Napoli sotto la regia di Nazareno Balani. Intanto c'è il pallone in profondità,
consegnato al portiere Burgos, che va all'immediato rilancio. Cannavaro è rientrato senza problemi. Colpo di testa era stato di Tacchinardi. Argentina, vedete che esibisce la nota proprietà di palleggio, fatto 1-2 con tentativo di inserimento di Sorin, fermato in fallo laterale proprio da Cannavaro. La palla è ora manovrata da Veron, poi Crespo in tentativo di combinazione con Aimar. Dopo la ribattuta ancora il pregevole palleggio da parte di Simeone, Sorin in possesso di Veron, Sorin restituito a Veron, ancora Sorin, poi Aimar, il cross di Chidi Gonzales, alla fine è Cristian Zenoni che allontana dalla nostra area. È chiaro che in una partita dove ti giochi qualcosa, questi sono giocatori che andrebbero aggrediti di più. Attenzione ancora Aimar, 1-2, Aimar alto, splendida combinazione nazionale argentina con Aimar, che dopo aver ricevuto il passaggio di ritorno, vedete, molto bella questa azione. Sorin, ancora Aimar, alto. Ma sono giocatori che se li lasci giocare ti incantano, quindi è chiaro che si possono correre dei grossi pericoli. Colpo di testa di Sorin, poi Chili Gonzales, prima fermato, rientra in possesso di palla, Veron lancio a cercare l'inserimento di Sorin, Pierini, un rimpallo, arriva Veron, attenzione Veron, serie di contrasti, per un attimo allontanata la palla da Tommasi, ma insiste ancora la nazionale argentina con Zanetti, poi il pallone al centro, ancora Tommasi, e dà l'impressione di essere una squadra, anche se è formata da giocatori che militano tutti all'estero, però con una fisionomia più definita, comunque, quella dell'Argentina, no? Si giocano tutti nella stessa maniera, giocano tutti con... È una scuola con proprio, il, sì. Con il possesso di palla che è la loro arma principale, avendo una... grande proprietà una di palleggio. Tecnica, no? Sì. Sopraffina. Il lancio di Ayala, la palla è per Samuel, avanza il difensore della Roma, la spinta di corpo, il tocco centrale a favore di Crespo, fermato da Pierini, ora Fiore. Fiore prolunga in avanti, Ayala in netto anticipo da a Simeone, Simeone largo per Zanetti, avanza il giocatore dell'Inter e Sorin ora in possesso di palla, ancora verso Crespo, palla fuori, sventola e parata da parte di Buffon. Buona Argentina. Si fanno sentire tra l'altro i circa 4.000 tifosi argentini che affollano la parte superiore della tribuna Montemario. Vediamo la conclusione di Zanetti, forte ma centrale, non ci sono problemi per Buffon. Ancora sul filo del fallo laterale la combinazione fra Chili Gonzales, ancora in possesso di palla che aveva ricevuto da Veron, ora Simeone, palla larga, il tocco di prima all'indietro di Sorin, a chiamare in avanti Vivas, Zanetti, Simeone, Samuel. Troppo lungo per l'eventuale scatto di Sorin, inquadrato, che comunque era anche in posizione irregolare. Loro hanno in mezzo al campo un solo giocatore di peso, di quantità, un incontrista vero che è Simeone. Tutti gli altri sono giocatori molto tecnici. Tutti gli altri sono veramente tutte foche ammaestrate che nel momento in cui prendono possesso di palla diventano imprendibili. In realtà la differenza sostanziale forse sta proprio nel centrocampo, dove l'Italia ha giocatori di quantità, no? Sì, ma non ha la cattiveria giusta. Intanto per affrontare... c'è ammonizione per Paolo Maldini. Dicevo, non c'è la grinta necessaria ad affrontare una squadra del genere, sempre in virtù del fatto che comunque si tratta di un amichevole. Visto l'intervento molto energico, deciso di Maldini su Aimar. Comincia a non starci Maldini, quando si vede che la palla gira. Ci sta tutta invece la posizione. E non si prende mai, diventa dura. Vieri, Cannavaro. Ben piazzato, Simeone. Poi Tacchinardi,
poi Vieri che conquista un pallone a centrocampo, lo gioca a favore di Fiore. Fiore largo per Pessotto che non riesce a controllare. Fischia tra pattoni e comincia a fischiare anche il pubblico. Eh sì, perché per il momento ci stiamo divertendo solo a guardare l'Argentina. Troppo poco ancora quello che esce fuori dalla nostra nazionale. Tacchinardi, Tommasi, Vieri, attaccato irregolarmente da Samuel. Quasi 19 minuti di gioco, 0-0 il risultato all'Olimpico in questa amichevole tra la nazionale italiana e argentina. Avanza ancora Maldini, parte il suo cross e attento Burgos, il portiere, che ha già dato a Chili Gonzalez, su quale c'è l'anticipo netto da parte di Cannavaro, parte il traversone, lascia sfilare Vieri, ma sono ancora ottimamente piazzati gli argentini con Verón che staziona sempre davanti alla linea ai propri difensori e più ancora il giocatore Simeone. Era proprio lui adesso infatti ad aver intercettato la palla, è andato proprio a fare l'altro centrale insieme a Iano. Dato un lancio in profondità c'è fuori gioco di Vieri, un Vieri che comunque si muove molto e torna in nazionale dopo un prolungato periodo di assenza per le note traversie che ha attraversato, è un giocatore di peso sul quale naturalmente facciamo un gran conto, mentre vedete la grafica virtuale. Bellissimo. Con gli stemmi delle due federazioni, l'Italia e l'Argentina. Ancora vero Aymar, vero urla tra pattoni, Crespo si libera per il tiro, lo effettua, fuori non di molto, in apprensione Buffon. E in apprensione anche tra pattoni che incitava appunto Cristian Zenoni a non molare Chili Gonzalez, a stargli sempre alle spalle, perché il giocatore di fascia sinistra dell'Argentina è rapidissimo nello smarcarsi e nel farsi trovare libero dai compagni. C'è bisogno anche di qualcuno che gli dia una mano, eh? Sì. Perché c'è anche Sorin da questa parte che attacca. Non può difendere da solo, c'è bisogno di un raddoppio. Pessotto. Va Pessotto, effettua il traversone sul quale Ayala con calma imposta per una nuova manovra molto elaborata ma precisa, come vedete, dai giocatori argentini che ora chiamano in avanti ancora Sorin, il passaggio su Chili Gonzalez. Provano l'1-2, va a chiudere su Sorin Cannavaro e la rimessa è italiana. Vedete Bielsa, l'allenatore dell'Argentina, mentre Cannavaro effettua la rimessa, il colpo di testa di Zenoni, arresta Vieri, mette giù il pallone, lo consegna a Tommasi, il rilancio del quale viene colpito di testa da Sorin, poi ha giocato il pallone Samuel, poi Simeone, dalla parte opposta ancora Vivas. È una nazionale argentina che fa girare molto il pallone, a testimonianza del fatto che la qualità individuale dei singoli finisce per sopperire anche a quella che dovrebbe essere un'ovvia mancanza di assieme, visto che sono giocatori che militano tutti all'estero, anche se... Ma non sembra. Non sembra. Sembrano giocatori che vivono insieme e giocano tutti i giorni insieme. Ancora vero. Intercetta Pessotto. Va in combinazione con Tacchinardi. Tacchinardi dà centralmente a Vieri. Vieri ancora lì dietro per Maldini. Avanza Maldini. La gioca su Pessotto. Tacchinardi. Ancora Maldini, traversone radente, la palla poi viene fermata con il destro e battuta con il sinistro da Cristian Zenoni, buono l'inserimento, tiro non fortunato. Ha fatto tutto bene fino al tiro, è andato in anticipo, si è acchittato bene la palla con il destro, però ha sbagliato nettamente il tiro con il sinistro. Siamo
Siamo al 23esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0 ed è Ayala che effettua il rinvio da fondo campo. Ancora Zanetti, c'è l'intervento dell'arbitro francese Sors a comandare il calcio di punizione a favore della nazionale argentina. Primi piani che ci fanno scoprire volti ben noti agli appassionati italiani. Sembra quasi strano vedere questa maglia. Samuel, poi il pallone giocato da Simeone ancora a favore di Samuel che chiama in causa il portiere Burgos, il quale ha qualche impaccio in fase di palleggio, poi tocca bene con l'esterno ancora per Samuel che batte lungo il colpo di testa di Cannavaro che poi alza a campanile, un pallone sul quale Aimar finisce per avere la meglio e facilita l'inserimento e la conclusione da parte di Verón con palla che finisce in calcio d'angolo. E Verón gode di una certa libertà. Lo dicevo prima, purtroppo in mezzo al campo non c'è quella pressione necessaria per affrontare giocatori del genere. Intanto c'è questo cross di Verón proprio, completamente sbagliato. Poteva sembrare, può sembrare quasi un tiro sul secondo palo. No? D'altra parte, no, a proposito di quella che è la compattezza del nostro reparto di centrocampo, bisogna sottolineare il fatto che se è vero che gli argentini giocano tutti all'estero, è anche vero che Cristian Zenoni, Tommasi, Tacchinardi e Pessotto non hanno mai giocato assieme. No? Quindi giocano fra l'altro con due squadre differenti. Quindi... No, Tacchinardi e Pessotto no. Sì, Tacchinardi e Pessotto no. Sai, Pessotto poi fa l'esterno, quindi è proprio in mezzo che denunciamo forse qualche approssimazione sul piano della manovra di contenimento. Sì, anche se in questo momento direi che Tacchinardi e Tommasi sono i due centrocampisti con il miglior profitto. Attenzione, si toglie opportunamente il fuorigioco, Fiore, bravissimo. Grande inserimento di Fiore, contropiede micidiale dell'Italia che passa in vantaggio al 26esimo del primo tempo. Bravissimi tutti e due, Vieri a tenere palla e aspettare l'inserimento di Fiore. A tempo perché si era venuto a trovare il fuorigioco Inzaghi, si è tolto dal fuorigioco, inserimento centrale di Fiore, Italia in vantaggio. Bellissimo il passaggio di Vieri nello spazio, Fiore si è andato a prendere questa palla, si vede da replay da dove è partito e qui è stato molto bravo. Molto bravo, sì. Toccato senza toccare la palla più di una volta con il portiere in uscita e la trafitta. A conforto di quanto dicevate prima sul centrocampo azzurro, Trapattoni aveva invitato varie volte Tommasi e Tacchinardi a stringere di più le marcature e a lasciare un po' più libero Fiore, che sta facendo il Totti stasera, e poi forse questo è l'esperimento tattico più interessante in vista della partita con la Romania quando Totti sarà squalificato, proprio perché voleva sfruttare l'abilità tecnica di Fiore in fase offensiva, e i fatti per il momento gli hanno dato ragione. Intanto conquista un buon pallone Cristian Zenoni, lo tocca centralmente a Vieri che finora ha giocato molto bene anche sul piano dell'impegno. Parte il lancio verso Cristian Zenoni. Hai detto benissimo, si sta muovendo moltissimo, cosa che nelle ultime partite nell'Inter aveva fatto poco, probabilmente anche una migliore condizione fisica. Sì, tra l'altro è un giocatore che va atteso al completo recupero, prolungata la sua assenza per infortunio. E ora vediamo Verón che fa filtrare il pallone, riceve il passaggio di ritorno ma viene anticipato da Pierini, si sgancia anche Pierini, un suggerimento verso Inzaghi con il portiere Burgos che anticipa. Ancora Verón, Aimar, Verón, si allarga Aimar, passaggio verso Zanetti. È anche vero che loro tengono molto Verón. Palla. Però è anche vero che vanno al tiro pochissimo rispetto al possesso di palla che hanno durante la partita. Ancora provano una combinazione sulla destra con il tocco di Zanetti verso Verón, è troppo lungo, in effetti è un gioco che può apparire anche gradevole, però con scarsi inserimenti, anche se ricordiamo che Aimar è andato al tiro con sufficiente libertà. Ecco intanto Crespo combina ancora con Aimar, chiudono poi i difensori azzurri, l'ultimo tocco è di Cannavaro, ma era stato bravo anche Pessotto a disturbare l'inserimento dell'avversario. Sì, è stato il primo a chiudere Pessotto, sì, poi Pierini in seconda battuta. La cosa che per il momento funziona abbastanza bene sono le chiusure difensive in difesa.
dalla bandierina. Veron. Palla in area, c'è il colpo di testa, poi Tommasi in collaborazione con un compagno riesce a sventare. Battuta lunga e precisa di Tommasi a favorire Inzaghi, si apre la possibilità di un altro contropiede, ancora Vieri, tocco dentro, cioè. Vieri era stato lanciato ottimamente da Fiore. C'è da dire qualcosa il portiere, perché Vieri non sarebbe... Sì, si è arrabbiato con Vieri perché dice che doveva saltarlo, effettivamente Vieri lo ha toccato, anche se ha attenuato, ha ridotto la sua corsa mentre si avvicinava al portiere, però... l'estremo difensore argentino Burgos si è un po' arrabbiato, sì, con ma è saltato, sì, saltato, probabilmente lo ha sfiorato, ma sicuramente non è stato un impatto violento. Comunque buona anche questa azione, stavolta Fiore ha fatto il rifinitore e Vieri il puntero. Ancora Vieri, Fiore, bene per Tommasi che lascia Cristian Zenoni, va Zenoni, c'è Tommasi, Zenoni opera un traversone che finisce per essere un passaggio, l'anticipo poi di Maldini in collaborazione con Tacchinardi, la possibilità per l'Argentina, Chili Gonzales, ora Veron attacca sulla destra, libero Zanetti, stringe su di lui Pessotto, parte il cross di Zanetti, colpo di testa da parte di Crespo sul fondo, ottima azione. Adesso sì, perché sono stati abbastanza veloci nel non portare palla e cercare subito la profondità. Zanetti quando parte diventa imprendibile, e c'era fuori zona Maldini che era andato, si era spostato leggermente in avanti. Rivediamo intanto sul cross il colpo di testa molto intelligente di Crespo, che comunque fa sfilare il pallone fuori dallo specchio della porta. Mezz'ora di gioco, primo tempo. L'ha spizzata un po' troppo. Amichevole Italia-Argentina, Italia in vantaggio per 1-0 con gol di Fiore. Lo stesso Fiore batte questo calcio di punizione a favore di Vieri, Vieri dà ancora al centro, il rinvio è di Ayala. Pierini prolunga per Buffon che è costretto ad un piccolo scatto, poi va al rinvio, il colpo di testa buono di Zenoni, difende la palla Inzaghi e subisce il fallo. Che non starà nemmeno tanto bene, ma si muove molto comunque. Sì, ogni tanto mostra all'amicone Vieri la gamba destra, facendogli vedere evidentemente il problema che ha, però per il momento sta reggendo bene, scatta tanto Pippo Inzaghi come sua caratteristica. Fiore. 1-2, chiuso dagli argentini. Veron, poi Zanetti, Aimar, ancora per Zanetti sulla destra, buona azione, parte il traversone, colpo di tacco un po' avventuroso di Pierini e presa aerea di Buffon, non può essere considerato questo passaggio all'indietro. No, assolutamente, però era l'unico modo per Pierini per prendere la palla, perché si era trovato leggermente sbilanciato, l'unico sistema per non farla prendere, per arrivare a Crespo era quello. Ancora con Simeone, Aimar, Veron, molto largo Zanetti, Veron, Simeone, Ayala, destro, Chili Gonzales, il sostegno di Samuel, la palla a Simeone, non controlla Crespo, palla per Buffon. Da e sembra minuto... che ora si sia sistemata un po' meglio la sì, squadra. Sì, appunto, anche in difesa, perché da qualche minuto quando l'Argentina attacca praticamente Chili Gonzales viene preso in consegna da Cannavaro e Zenoni sta a largo su Sorin proprio per evitare il raddoppio, cioè per attuare il raddoppio di marcatura quando gli argentini sono in due su questa fascia. Aimar, Chili Gonzales, attenzione a Cannavaro su di lui. Per allenta lo slancio, il cross di Chili Gonzales direttamente a fondo campo, c'è però deviazione e quindi si batterà il tiro dalla bandierina. Ripeti, come sottolineava Variale, nella fase iniziale della partita Cristian Zenoni si è venuto a trovare spesso in difficoltà, preso tra Soric e Chili Gonzales. Stavamo parlando infatti di un raddoppio, di qualcuno che gli andasse a dare una mano, ed è Cannavaro quello che adesso esce un po' di più
e va a raddoppiare proprio sul Veron dalla bandierina, molto lungo, palla rimessa verso il centro dell'area, il colpo di testa di Pierini viene ad aiutare anche Inzaghi e c'è un fallo di mano, calcio di punizione per la nazionale italiana, primo piano di Damiano Tommasi. Rivediamo il bel colpo di testa da parte di Pierini e poi è Aimar che sul tocco di Inzaghi probabilmente sfiora con un braccio, non giurerei sulla volontarietà. Lunghissimo il lancio di Buffon, il colpo di testa effettuato da Samuel e poi il pallone che giunge a Fiore. Fiore va all'uno contro uno, tenta il tunnel su Simeone che lo ferma, palla ora giocata da Veron, urlacci intanto di Trapattoni, Zanetti, sempre con Cristian Zenoni ce l'ha che tende un po' a giocare forse troppo centrale. Si è chiesto tra l'altro adesso di temporeggiare perché la squadra era un'altra volta scoperta sulla fascia sinistra e quindi chiedeva ai giocatori che stavano ripiegando di temporeggiare, di non affrontare subito l'avversario ma di accompagnarlo. Invece nei confronti di Fiore, Trapattoni continua a chiedergli qualità, anche adesso quando Fiore ha tentato il dribbling ha detto fa niente, devi cercare la qualità, deve fare il Totti praticamente, ed è quello che sta tentando di fare il giocatore dell'Udinese. Combinazione tra Zanetti e Aimar, ancora Zanetti fuori a favore di Simeone, il cui destro è alto. Ma io direi che Fiore, mi accontenterei che facesse il fiore. Sì, però in questo caso lui chiede proprio, come dire, il tocco in più, il momento, diciamo così, l'ultimo passaggio, il momento di genialità, perché è quello che dovrà fare anche in Romania quando Panatotti, come sappiamo, non ci sarà per squalifica. Sì, ovviamente è interessante anche sotto questo profilo, direi soprattutto sotto questo profilo, l'esperimento di Fiore, il quale peraltro è un giocatore tatticamente molto affidabile perché può fare anche il centrocampista oltre che il trequartista. Centrocampista puro con qualità da trequartista. 10 minuti al termine del primo tempo, 1-0 il risultato a favore dell'Italia in questa amichevole di lusso con la nazionale argentina. Palla giocata ora da Ayala. Ayala largo, l'anticipo da parte di Pessotto, la combinazione con Pippo Inzaghi, ancora Pessotto, palla che finisce poi fuori con ultimo tocco di Zanetti, effettua la rimessa lo stesso Pessotto. Inzaghi difende bene il pallone, lo rovescia verso il centro, c'è stato il colpo di testa di Ayala e ora è Veron che dà in profondità un pallone con buon controllo di Aimar che prolunga a favore, attenzione, Chili Gonzalez, tiro, gol! Grande azione di rimessa stavolta dell'Argentina e Chili Gonzalez è stato smarcato per un sinistro che non ha lasciato scampo a Buffon. Ci siamo lasciati prendere in contropiede, proprio come per quelle che sono le nostre caratteristiche sembra quasi in controsenso. Sono stati bravi anche loro con Aimar che ha cercato Crespo che ha dato subito palla a Chili Gonzalez che l'ha messa sotto le croce dei pali per il Buffon. In effetti molto scoperta su questo fronte proprio la nostra difesa, sì, il bel passaggio di Crespo. Sono rientrati in ritardo da questa parte e Chili Gonzalez ha avuto tutto il tempo per fermare la palla, prendere la mira e metterla lì dove Buffon un secondo meno poteva arrivare. Tra l'altro è andato al contrasto su Chili Gonzalez Tommasi, testimoniante dal fatto che era stavolta fuori zona anche Cristian Zenoni. Sia Zenoni che Cannavaro erano, sì, fuori zona e questa è l'importanza di avere un giocatore come Tommasi che comunque sta sempre lì a coprire l'avanzata dei compagni. Contrasto ancora fra i due giocatori, Chili Gonzalez e Tommasi, con calcio di punizione a favore della nazionale italiana. E vedete ancora questi suggestivi effetti della grafica virtuale, molto belli, con Chili Gonzalez che esulta dopo il gol, molto sentita anche dalla nazionale argentina la partita con l'Italia. Intanto è Cristian Zenoni che effettua questo traversone, ha provato Cannavaro, Aimar, ancora si apre una possibilità per la nazionale argentina. Dopo il primo lancio ribattuto di Simeone, ora combinano sulla destra ancora Aimar e Zanetti. Ora Veron
profondità, molto buono il lancio a favore di Zanetti, c'è Paolo Maldini su di lui, si gira bene Zanetti e poi c'è questo lunghissimo traversone, attenzione ancora indirizzato verso Chili Gonzalez e poi il pallone messo fuori da Sorin sulla iniziativa di Cristian Zenoni. Giocano anche con ottima determinazione agonistica gli argentini, ma la partita direi che è una buona partita. Guarda, in questo momento il pressing sul pallo laterale, una cosa incredibile, vuol dire che ci tengono. Sente la partita anche Trapattoni, sì, ma questa sì, non è una novità. No, ma la sente Trapattoni, la sente anche Bielsa, è partita molto sentita anche dalle due panchine. Devo dire che con rilievo statistico il gol di Chili Gonzalez è il primo che l'Italia subisce in casa dopo 5 partite vinte senza subire reti. L'ultima volta che la rete azzurra fu violata in casa fu nel 99, il 13 novembre, dal belga Gor a Lecce, Italia-Belgio 1-3. Attenzione, intanto un disimpegno avventato da parte di Cannavaro, ancora Crespo, va giù in area, tutto regolare, però Cannavaro ha fatto quello che un difensore non deve mai fare, disimpegnare verso il centro. Mai. E Trapattoni si è arrabbiato moltissimo, specialmente in zona difensiva. Si sta arrabbiando moltissimo proprio per questo errore difensivo. Intanto abbiamo rivisto il contatto ancora tra Crespo e c'era di nuovo Tommasi. Tommasi che va a fare il quarto difensore quando ce n'è bisogno. Vieri, ricevuta proprio da Tommasi, chiama in avanti Tacchinardi, largo per Pessotto. Va Pessotto, ha di fronte Zanetti, parte il cross di Pessotto, il colpo di testa è stato di Ayala, poi Aimar, il tocco di Veron, Tommasi ancora in possesso di palla, viene caricato irregolarmente da Veron, calcio di punizione. La partita è vera. Sì, l'abbiamo detto anche inizialmente, non si può dire che questa sia una partita amichevole. In campo ci sono Italia e Argentina. Sono due grandi potenze del calcio mondiale e ovviamente anche l'orgoglio dei giocatori salta fuori. Certo, sentono poi, di essere rappresentanti gol, di... Dopo il primo gol dell'Italia l'Argentina ha cominciato a tirare fuori anche un po' di orgoglio, un po' di voglia di giocare, di spingere di più, perché a nessuno piace perdere. Intanto c'è la possibilità nella ripresa che ci siano parecchie sostituzioni, ovviamente i giocatori di entrambe le squadre nazionali, l'Italia ma anche l'Argentina, sono impegnati in campionati molto molto intensi e faticosi. In momenti particolari. In momenti particolari, poi tanto ancora Simeone che ha giocato un numero incredibile di palloni, mentre vedete in panchina Di Biagio, Totti, Di Livio. Totti che presumibilmente giocherà nella ripresa. Intanto c'è questo lancio in profondità sul quale Samuel effettua il colpo di testa. Zanetti, ora Vivas. Crespo, colto in controtempo Aimar, anche Aimar è un giocatore molto interessante, assai rapido, dotato di ottima tecnica individuale, mentre osserviamo Paolo Maldini effettuare il lancio in profondità con l'anticipo di Vivas che va anche a effettuare il controllo per evitare il fallo laterale, lo stesso Vivas poi batte lungo a scavalcare il centrocampo e c'è Buffon al limite. A proposito di Totti, Trapattoni ha anticipato in questi giorni di ritiro azzurro che nel secondo tempo Totti dovrebbe essere impiegato come seconda punta al fianco di Cristian Vieri e forse anche il piccolo infortunio subito da Inzaghi dovrebbe confermare questa intenzione di Trapattoni. Vieri, Tacchinardi mantiene con una certa difficoltà il controllo del pallone e lo cede a Paolo Maldini che si allunga la palla, viene fermato inesorabilmente ancora da Simeone, poi Veron che ha ricevuto da Aimar, esce anche Ayala, palla per Chili Gonzalez, suggerimento, attenzione per Crespo è costretto ad allargarsi, poi da Zanetti, tiro di Zanetti respinto da Buffon, palla ancora per la conclusione di Sorin. Attacco massiccio da parte dell'Argentina che ci mette in grande difficoltà
ancora Chili, Gonzales, poi Veron, tunnel, Sorin anticipato da Cannavaro, ma pressano anche in zona d'attacco gli argentini. Alla fine allontana Maldini, ma osservate l'anticipo ancora di Vivas che mantiene l'iniziativa argentina. Pessotto, Maldini ora, fasi di grande palpitazione, un momento di grossa forza da parte dell'Argentina che ci sta provando in tutti i modi ad andare in gol. Ha avuto diverse occasioni, ancora una volta Cannavaro ha cercato il passaggio laterale mettendo in difficoltà la nostra difesa. Abbiamo rivisto intanto il primo tentativo di Zanetti, quest'altro poi effettuato da Sorin, e lo stesso Sorin che rimane ora infortunato a terra. Trapattoni ha chiesto a Vieri di respirare un po', c'è da dire che delle due punte azzurre diciamo che Vieri ha fatto più il lavoro di appoggio, di fatica proprio, mentre Inzaghi è rimasto molto più in posizione avanzata. Attenzione, ancora va alla conclusione Veron, ribattuto fuori per Zanetti, parte il cross, colpo di testa e miracolo da parte di Buffon, grande colpo di testa di Sorin e splendida risposta di Buffon. Quando attacca l'Argentina fa davvero paura. Chili, Gonzales, Veron a cercare Sorin, il colpo di testa di Cannavaro, ancora Chili, Gonzales, Sorin, finezza, palla che finisce in palla laterale. Si divertono a giocare a pallone. Ecco, volevo vedere proprio questo perché infatti palo. Mi sembrava sì. Che avesse preso il palo. Rivediamo Sorin, palo pieno, sì. Con Zanetti che l'ha pescato, l'ha mirato proprio in mezzo al mucchio, e grossa girata di Sorin, e era palo infatti. Sì, rivediamo, anche con l'ausilio della grafica, pensate, il tiro di Zanetti questo. Intanto ancora Crespo fermato, Tacchinardi ora riceve il pallone dopo il tocco di Fiore, ora Pessotto, Maldini rilancia lungo cercando Vieri che difende ottimamente il pallone, chiama l'inserimento ora Fiore sulla sinistra, va Fiore, effettua il traversone sul quale c'è Burgos pronto. Un minuto di recupero concesso sempre pronto negli Sarri. Inserimenti senza palla. Un minuto di recupero ci diceva intanto Enrico Variale, già cominciato Tacchinardi, Fiore. Tommasi, Cannavaro, scivola Cannavaro, gli ruba immediatamente la palla Chili, Gonzales dandola a Veron, Veron dentro per questo inserimento sul quale c'è il tocco di Pierini e poi Chili, Gonzales con Maldini che alza, non è finita, e poi Buffon, rischio ancora terribile per la difesa italiana. Hanno fatto delle giocate da grandissimi giocatori, Veron che pesca Crespo con un taglio incredibile. Rivediamo qui il tocco prezioso da parte di Chili, Gonzales, sì, con Paolo Maldini che va altissimo a evitare un gol che sembrava già fatto, sì, ma qui rivediamo, ecco, prima non direttamente la palla in rete, però ci sarebbe stato Aymar che l'avrebbe messa dentro, quindi salva veramente la porta Maldini. E si va al riposo, un sofferto 1-1 per la nostra nazionale, partita però che promette molto anche per la ripresa. Ci siamo ora, divertiti. Siamo divertiti, ora pubblicità, poi di nuovo qui dall'Olimpico. La squadra azzurra riparte con lo stesso 11 del primo tempo, così come mi sembra che anche l'Argentina confermi la stessa formazione. Sì, in effetti anche noi abbiamo la stessa impressione, abbiamo visto comunque che Totti ha già tolto i pantaloni della tuta, quindi dovrebbe entrare a breve. Si sta scaldando anche Bertotto peraltro. Vediamo Pippo Inzaghi accanto al suo amicone Cristian Vieri, un secondo tempo dunque tutto da vedere, perché al di là di quelli che sono i problemi emersi da parte della nostra nazionale, vedere un calcio di qualità come quello che ci ha regalato l'Argentina è sempre un bel vedere. È sempre un bel vedere, detto bene. Speriamo che ci facciano vedere qualcosa di simile anche nel secondo tempo. Intanto la partita è ripresa, vi ricordo il risultato, 1-1, Italia in vantaggio al 26esimo con Fiore, il pareggio di Chili, Gonzales 10 minuti più tardi. Possesso di palla per Fiore, il tocco è verso Inzaghi, il pallone che finisce fuori,
E vedete Totti che si prepara, e sullo sfondo anche per Totti. Sì, beh, con Totti potrebbe aumentare anche il nostro passo di qualità, quindi potremmo cominciare a divertirci anche con i nostri. Tanto la palla è ancora per Chili Gonzales, quindi c'è questo tentativo non andato a buon fine di Aimar. E che qualche volta anche loro esagerano, sapendo di essere bravi, tentano delle cose qualche volta impossibili. Tanto c'è il colpo di testa di Inzaghi, che era stato peraltro disturbato in maniera abbastanza evidente da Vivas. Ecco il giocatore Vivas, gioca in Inghilterra con l'Arsenal. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Pessotto Fiore. Buono il tocco ancora a favore di Pessotto, che viene però immediatamente intercettato, e in azione ora Aimar. Chiama al inserimento ancora Zanetti, Aimar, perdono palla per un attimo gli argentini, poi c'è il rilancio di Vivas, la palla che carambola su Crespo, che effettua questo taglio lunghissimo con Buffon che esce, e il solito Chili Gonzales che era in agguato. Era pronto lì a ricevere il passaggio. Ma evidentemente mi sembra che Buffon gli abbia chiamato la palla, perché Cannavaro l'ha lasciata passare, quindi evidentemente gliel'ha chiamata. Vieri, Cannavaro, Zenoni, ancora il tocco all'indietro di Vieri, il rilancio di Cannavaro, la palla controllata da Simeone, Veron, giochicchia un po' con il pallone, poi Samuel, ancora il tocco di Aimar, poi l'inserimento di Crespo, va Crespo, gira verso Simeone, colto in leggero controtempo, ma è pronto Zanetti. Eccolo Simeone, immediatamente retrocesso dalla sua posizione di centrocampista arretrato. Davanti alla difesa, per non creare vuoti proprio lì nella zona più pericolosa. Vivas, palla molto larga, chiamato in avanti anche Samuel, ora Veron, Gonzales, parte il traversone, gol! Gol da parte di Crespo, direi un gol alla Crespo, con la palla che arriva dal fondo, lui che va in anticipo con questo esterno destro che riesce sempre a piazzare la palla. Nasce ancora dalla sinistra l'azione con il cross di Chili Gonzales per Hernán Crespo, che porta in vantaggio l'Argentina. Rivediamo, vedete, cross teso, arriva alla sua maniera Crespo e segna. Come sta facendo nell'ultimo tempo, determinante comunque sulla sinistra Chili Gonzales. Avete visto che in precedenza anche Sorin aveva tentato la deviazione. Sì, e qui si è vista l'inesperienza di Zenoni, che invece di attaccare Chili Gonzales e non lasciargli lo spazio per crossare, lo ha lasciato crossare disturbato, e con il sinistro l'ha messa dove ha voluto. Attenzione ancora Aimar, va Aimar, limite, fermato Cannavaro, Fiore, scatta Pessotto, porta palla Fiore, serve ora Pessotto, può dare sulla sua ala a Inzaghi, preferisce dare a Fiore, di prima il tocco per Tacchinardi, bene ancora su Fiore, largo dalla parte opposta proprio per Cristian Zenoni, chiede la collaborazione di Tommasi, buona finta di corpo di Tommasi, poi però viene fermato da Veron, il pallone è consegnato a Samuel. È Argentina che poi, quando entra in possesso di palla, vedete, con questa serie di passaggi che possono sembrare elementari ma che comunque testimoniano di una straordinaria padronanza di pallone. È la testa che funziona nel migliore dei modi, perché bisogna essere forti psicologicamente per far girare la palla, non aver paura di perderla e cercare qualche volta anche qualcosa di difficile. Tanto Pessotto, 1-2, riuscito, butta in mezzo un pallone sul quale si proietta Inzaghi, e tentativo di combinazione con Vieri, ha recuperato dopo la respinta Fiore, l'ultimo tocco è di Aimar, già effettuata la rimessa, Tacchinardi, Pessotto, Maldini, ancora Pessotto, prolunga lì dietro per Pierini,
palla lunga, sforza di petto Vieri, poi il tenacissimo Tommasi dà un buon pallone a Tacchinardi. Tacchinardi per Fiore, Fiore di prima per Vieri, fa filtrare il pallone, si chiudono le maglie della retroguardia argentina. Chini Gonzalez, due su di lui, lì fa fuori, fallo, gran giocatore. Gran giocatore, grande, grandissimo giocatore che sa giocare per sé e per gli altri. E questo è veramente... Rivediamo ora l'effetto virtuale, sempre molto suggestivo, vedete la cornice che si staglia sulle tribune dell'Olimpico e che ci mostra l'esultanza dell'Argentina passata in vantaggio con il giocatore che ha effettuato il cross per Crespo. Eccolo ancora, Crespo in azione, lo ferma Maldini, insiste però l'Argentina con Zanetti. Bruno, prima di Totti entrerà Bertotto che prenderà il posto di Maldini che prima ha fatto cenno alla panchina azzurra di aver bisogno di uscire per qualche problema. Quando Tommasi, ammirevole, viene caricato irregolarmente, interviene l'arbitro Sars, c'è calcio di punizione. Battuto, Fiore, non trova un compagno, trova invece Zanetti che ha già scambiato con Aimar. Chiama in avanti Simeone, gran partita anche di Simeone, poi sbaglia Sorin, Cristian Zenone, Cannavaro, Tacchinardi. Probabilmente ci sarà il doppio cambio, no Enrico? Sì, adesso si è avvicinato anche Totti qui alla postazione dove c'è il quarto uomo ed entra anche Totti. Doveva entrare prima Bertotto, però poi la palla non è uscita, o meglio è stata rimessa in gioco molto rapidamente. E quindi... Trapattoni si è arrabbiato proprio per questo. Sì, infatti. Voleva far uscire Maldini che evidentemente ha qualche problema, o è un po' di stanchezza. Attenzione ancora! Tentano di combinare sulla fascia sinistra del loro fronte d'attacco gli argentini, mentre vedete i due giocatori della nazionale italiana che stanno per entrare in campo con la maglia numero 15, Valerio Bertotto, ed esce con la maglia numero 10, Totti. E per Totti esce Fiore, quindi rinviato l'esperimento di Totti seconda punta. A questo punto si gioca con le due punte che rimangono, Vieri e Inzaghi, e con Totti nel suo naturale ruolo di trequartista. Ecco Bertotto dunque al posto di Maldini, ed ecco l'ovazione che accompagna l'ingresso in campo di Totti. Intanto la partita è ripresa, ecco subito in azione Bertotto, ed ecco Totti, la combinazione fra i due nuovi entrati, parte il traversone un po' arretrato, Sorin, ancora lui, Chili Gonzalez, Zenoni lo ferma stavolta, la collaborazione con Cannavaro, il tocco a favore di Totti. Totti ovviamente non fa la seconda punta ma fa il trequartista. Inzaghi, Vieri, si cercano i due, viene anche Pessotto, eccolo servito, tocco centrale per Tacchinardi, poi Bertotto, suo destro, la palla per Vieri, gira su Inzaghi, fermato Inzaghi, Verón, Gonzalez, Verón, Simeone, Sorin, anzi Aimar, ora lì dietro per Ayala, largo per Sorin. Loro non danno punti di riferimento, con Aimar che gira in tutto il campo e l'unico è Crespo che fa la punta, con Chili Gonzalez che mette in difficoltà proprio per la posizione che occupa in campo Zenoni da quella parte. Sì, in effetti con l'unica punta, come è stato sottolineato anche da Tosati durante l'intervallo, spesso noi siamo in inferiorità numerica a centrocampo, anche se quello dell'Argentina è uno schema molto, molto duttile, proprio perché i giocatori si muovono molto. Sì, è difficile stabilire come gioca l'Argentina. Gioca con un centrocampista davanti alla difesa. È una punta avanzata. Una punta avanzata e cinque altri lì davanti che fanno un po' quello che vogliono. Anche in questo caso grande finta a favore di Verón, parte il cross in apprensione, mette il calcio d'angolo Tommasi. Ha fatto passare una palla con un'oncuranza incredibile, proprio.
Si sta scaldando intanto tutta la panchina argentina, mentre per Maldini il professor Ferretti ci ha detto che si tratta di un indolenzimento al ginocchio che ha costretto il capitano del Milan della Nazionale Azzurra a lasciare il campo. La fascia di capitano è stata indossata da Cannavaro. Quando va a effettuare il tiro dalla bandierina l'Argentina, che sta conducendo per 2-1. Cannavaro, e c'è moltissima preoccupazione, ovviamente quando si è in campo si sente anche, no, la preoccupazione che nasce dal fatto che vedi che gli avversari giocano con grande tranquillità. Sì, quando vedi che la palla ce l'hanno sempre gli altri è dura stare lì e subire, quindi è chiaro che psicologicamente non sei nelle condizioni migliori. È Veron che sta per battere dalla bandierina, ci si spinge in area, parte il cross di Veron, prolunga Sorin, palla tenuta in campo, Aymar, il suo traversone è ribattuto, Aymar sceglie la rimessa laterale. Aymar che aveva cercato il secondo palo, però c'era troppo a mischia davanti, la palla non è riuscita a passare. Ancora Sorin, Aymar, cross, colpo di testa di Cannavaro, ce l'hanno sempre loro però. Simeone, Veron, esterno prezioso, applausi. Ancora Aymar, palla che carambola in calcio d'angolo e siamo in confusione. E devo dire che comunque i nostri si stanno comportando benissimo sul sotto piano caratteriale, perché potrebbe scapparci anche qualche scarpata, parliamoci chiaro, quando vedi che sei così in netta difficoltà a qualcuno potrebbe anche saltare la testa. Ancora gira Ayala addirittura. Vedete che siamo costretti un po' a difenderci come possiamo la forbice di Cannavaro, che davanti però non c'è nessuno. No, c'era Inzaghi che era venuto a dare una mano. Inzaghi era venuto indietro, vedete ancora Inzaghi in fase di copertura, lotta accanitamente con Samuel, che forse lo sgomita anche, però conquista il pallone e poi l'angolo. Samuel è stato furbo a tirargliela addosso e a prendersi il calcio d'angolo. Però non doveva essere Inzaghi in quella posizione del campo a difendere, ci doveva essere uno dei due fra Pessotto e Bertotto. Momento molto difficile per la nazionale italiana, che ha subito il gol dell'1-2 in avvio di ripresa e ora è sottoposta al massiccio attacco dell'Argentina, colpo di testa di Pierini, poi ancora una battuta allunga Cristian Zenoni, tutta l'Argentina in avanti. Ora è Tommasi che ruba palla, viene però fermato, ammirevole Tommasi per determinazione e grinta. E stava recuperando una palla e mettendo in porta Inzaghi, che era scattato giusto. Ora Sorin, vedete il gran movimento dei centrocampisti, ora Veron, largo a Kili Gonzalez. Il tocco ancora per Aymar, che con l'esterno prolunga un pallone che viene allontanato da Pierini. Samuel, intanto Tommasi, avete visto, è stato fermato da Zanetti per un attimo veramente. Ancora il lancio in profondità, la posizione di fuori gioco. L'Italia deve riorganizzarsi. Sta dando qualche indicazione Trapattoni? No, Bruno, Trapattoni sta seguendo con un pizzico di preoccupazione questo secondo tempo, che anche vede gli azzurri subire. Tra l'altro va sottolineata la posizione di Sorin in questo secondo tempo, che è in costante proiezione offensiva, non fa più il difensore, fa quasi l'attaccante aggiunto e sta giocando molto bene. Rimpianti per i tifosi del Napoli, perché ricordavate che è passato alla Juventus questo giocatore, ma è stato trattato a lungo dal Napoli quest'estate, sembrava cosa fatta, poi la trattativa è sfumata. Un bel giocatore davvero. Enrico, quando c'è Zenoni da quella parte che indietreggia molto e va quasi a fare il quarto difensore a destra, è chiaro che lui ha tutta la possibilità per venire in attacco e a dare una forza al centrocampo. Intanto vediamo la palla ancora per Tommasi e in profondità Ayala, anticipato Inzaghi, poi il rinvio di Samuel, la palla giocata da Vivas, la chiusura di Cannavaro ed è Tacchinardi ora che avanza, pallonetto centrale, ancora ottimo intervento da parte di Ayala. Bertotto,
per Totto, tocca lì dietro per Buffon. Cannavaro, tutta lunga, protegge l'uscita del portiere Burgos Ayala. 15 minuti abbondanti di gioco nella seconda frazione, l'Argentina è passata in vantaggio e il vantaggio è sicuramente meritato. Buona azione intanto di Tacchinardi, poi Totti in profondità, viene anticipato Vieri, la chiusura è di Sorini, la palla per Simeone, il tocco splendido da parte di Aimar a favore di Chili Gonzalez, va Gonzalez da dentro il pallone, Crespo, miracolo da parte di Buffon, ancora una grande azione tagliata a fette la nostra difesa. Sì, anche se mi sembrava un leggero fuorigioco Crespo nel momento in cui andava a raccogliere la palla. Vediamo se però, abbiamo l'opportunità di rivedere. Però grande, grande cosa di Crespo, grandissima risposta di Buffon che riuscì a prendere, ecco, le braccia alzate e riuscì a parare. Cambia le scarpe intanto Zanetti, sta cambiando adesso qui le scarpe a bordo campo, evidentemente qualche problema di tacchetti. Sorin, poi il buon colpo di testa da parte di Totti, ecco Totti in azione, chiede la collaborazione di Tommasi, il cui cross viene ribattuto, prontissimo Veron a filtrare il pallone e vedete che giocano anche concedendosi qualche colpo raffinato a testimonianza oltre che di grande classe individuale anche di padronanza mentale, no? Gli riesce tutto, fanno tutto quello che vogliono. Simeone, vero? 1-2, riuscito con Aimar. Verón esterno, stavolta è Cristian Zenoni è piazzato. Tacchinardi, Tommasi, a mezza strada fra i due compagni. Crespo, il lancio dalla parte opposta, l'anticipo di Cannavaro, la chiusura comoda di Samuel, la palla è per Verón, Aimar, Zanetti che è rientrato. Si sono fermate le nostre punte. Sì, e si è arrabbiato molto Trapattoni, a conferma che gli argentini ci tengono molto a questa partita, c'è da dire che quando è uscito Zanetti addirittura Crespo è tornato indietro a coprirlo, mentre Trapattoni appunto se l'è presa un po' con le nostre punte perché sono un po' ferme e anche quando eravamo in superiorità numerica non si è sfruttato minimamente questo piccolo vantaggio. Intanto fanno girare il pallone in una specie di torello a tutto campo gli argentini, suscitando la giusta soddisfazione dei loro tifosi che accompagnano spesso con dei sonori olè questi prolungati palleggi. Vedete, splendido, gran giocatore anche questo Aimar. Grande giocatore, detto bene. Loro hanno una cosa fantastica, nel momento in cui il compagno cerca il passaggio, cerca una soluzione, c'è sempre qualcuno che gli va incontro, sempre qualcuno pronto per l'1-2 e la ripartenza dall'altra parte del campo, una cosa che i nostri non fanno mai. Il lungo rinvio di Buffon, il fallo di Totti, la grafica virtuale, 2-1 per l'Argentina. E sentite il sottofondo Argentina, ha giusta ragione, sono entusiasti della prestazione della loro squadra che effettivamente sul piano della qualità dei giocatori che tradizionalmente esprime va considerata una grandissima scuola. Beh, forse con quella brasiliana credo sia la migliore. Tommasi ancora. Va Tommasi, seguito da Simeone, due su di lui, va Tommasi poi a effettuare un tiro che dà anche l'impressione del gol a qualcuno, esterno della rete, ma giù il cappello di fronte a Damiano Tommasi che così come fa nella Roma, niente anche in questa partita ha dimostrato... No, qui era andata al cross probabilmente, però niente da dire, Tommasi, 11 Tommasi farebbero la fortuna di qualsiasi allenatore. Via di Ayala, colpo di testa di Zenoni, l'arresto di Sorin sul quale c'è fallo. Naturalmente sarebbe da fare più di un rilievo critico a proposito della nazionale italiana che peraltro è ampiamente sperimentale, ci sono molte assenze, però mi pare doveroso anche sottolineare la bravura degli avversari
prima di no, dare la croce addosso ai nostri. Chiaro, che effettivamente io credo che i giocatori argentini sarebbero stati gli stessi anche con un'altra nazionale italiana in campo, con i titolari, diciamo così. La qualità è quella. Samuel, poi c'è un fallo subito da Bertotto, calcio di punizione subito battuto, fermato chiama i falli tra battuti, sì. E l'arbitro gli ha dato ragione. Negli ultimi minuti si è rianimato abbastanza tra battuti. È bello perché stava dando delle indicazioni, sì, ai propri, sì, giocatori, poi sì, però ha gridato sì, fallo. Stava suggerendo di dare palla bassa sui piedi di Inzaghi piuttosto che con il lancio lungo. Quando ancora una palla recuperata dall'Argentina ed è ora Pierini che tocca all'indietro a Buffon. Suo rilancio. Quando chiama in avanti anche Pessotto. Sì, adesso sta dando indicazioni di attaccare poi soprattutto su questa fascia sinistra, perché sulla destra francamente stiamo subendo, sia in fase difensiva che in fase offensiva non riusciamo a produrre nulla di particolarmente pericoloso. Ma sai, di qua con Zanetti e Simeone che viene a dare una mano. Difficile pure di qua, effettivamente. Però i problemi certo sono che... tanti. Ora è Bertotto che effettua questa traversone. Il colpo di testa di Sorin, quest'altro in buona relazione di Tacchinardi, ma appostato sempre davanti ai propri difensori quando serve Simeone. A conferma del fatto che Trapattoni comunque proverà qualche cosa sulla sinistra, si sta scaldando, sta smettendo adesso la tuta a Francesco Coco, uomo di fascia sinistra, vedremo al posto di chi entrerà. Intanto ancora un lancio di Veron che ha trovato il fuori gioco Aymar. Pessotto, Bertotto, il suo destro, ieri altissimo Ayala, Tommasi. Tacchinardi, Zaghi, tentativo di 1-2 con Vieri. Portiere Burgos. Forse il passaggio di ritorno di ieri è stato un po' troppo affrettato. Sì, Inzaghi non ha fatto in tempo a partire per andarla a prendere. Abbiamo sottolineato come si cercano molto quando possono Inzaghi e Vieri, però in questo caso c'era la possibilità di dare respiro alla manovra aprendo su Pessotto che stava accompagnando. Ecco Pessotto che effettua la rimessa laterale, Totti. Caricato, Pessotto, Tacchinardi, Pessotto, il cross, fermo Inzaghi, anticipato. Tutte e due le punte aspettavano la palla lunga, nessuno che si è proposto andando incontro al compagno. Sta per entrare in campo, l'avete visto con la maglia numero 19, come ci preannunciava Variale, Coco. Ed uscirà Pessotto che adesso ha recuperato questo buon pallone difensivo. Tanto Vieri, Tacchinardi, ma sono molto attenti anche quando devono difendersi gli argentini. Totti guadagna la palla, limite, Totti, palla sul destro, il suo tiro ribattuto da Samuel, poi Cristian Zenoni, ora Tacchinardi dalla distanza, palla carambolata su Totti addirittura e riparte ancora con Kili Gonzalez l'Argentina. Ora la palla è di Sorin, cercando sì, Totti, cercando Simeone, Totti ottimo il palleggio, controllo con l'esterno destro, tiro però chiuso da un avversario, gioco fermo e punizione per l'Argentina. Stavo dicendo, cercando sempre la soluzione quasi sempre centrale della nostra nazionale, loro non fanno altro che stringere le maglie verso il centro e impedendoci quasi sempre di andare il tiro. Bisognerebbe cercare di andare un po' più sul fondo sulle fasce laterali, ma Zenoni a destra non ci riesce e adesso vediamo Coco entrando fresco e con delle buone qualità se riuscirà a rendersi utile. Dato ancora Sorin, lo attacca irregolarmente Cannavaro, c'è calcio di punizione, spettatori paganti 15.000, incasso 360 milioni. Esce anche Cristian Vieri e al suo posto Marco Del Vecchio. Mentre l'Argentina, che sta facendo scaldare i suoi uomini dall'inizio di questa ripresa, per il momento non procede ad alcun cambio. È un allenamento, Enrico. Ma loro, almeno anche da quello che vedo qui, da come Bielsa sta caricando i suoi, ci tengono a questa vittoria e quindi
fino a quando sarà possibile cercare di tenere in campo i titolari, insomma, diciamo così. Ecco Vieri che sta uscendo intanto. Ecco, esce Vieri. Qualche fischio per lui, eh? Sì, lo sentiamo. Entra Del Vecchio. Per lui, applausi. Adesso comunque ci sarà una punta che darà una mano in più in mezzo al campo rispetto a ieri. Ed è sperabile anche che Coco dia un supporto più continuo sulle corsie esterne, mentre osserviamo Veron che sta per battere questo calcio di punizione sulla barriera. Ancora ottimo l'inserimento di Zanetti, cross pericolosissimo e palla messa fuori poi dall'ottimo intervento di Bertotto. Intanto qui rivediamo e c'è un fallo di mano piuttosto netto di Del Vecchio in barriera. Zanetti. Però Zanetti. Però. Pallonetto prezioso per Aimar. Aimar sguscia fra due avversari, grande azione di Aimar, palla fuori Zanetti, ancora un cross, confusione nella nostra area di rigore e francamente stiamo soffrendo in maniera netta la superiorità tecnica anche individuale degli argentini. C'è Aimar che oltre ad essere tecnicamente un grande giocatore, palla al piede, riesce a prendere sempre i due metri al difensore con una finta per andare a raccogliere palla e poi una volta che prende la palla abbiamo visto quello che ci sa fare. Fili Gonzales, poi il colpo di testa operato da Vivas. Argentina comunque che dimostra una grande mentalità, sta conducendo per 2-1, continua ad attaccare anche con i difensori. E Italia che io credo di poter dire che comunque vada elogiata sotto il profilo dell'impegno, perché si capisce che vorrebbero recuperare, no, il risultato gli azzurri, ma dall'altra parte ci sono stanno giocando sono bene, questi, sono bravi questi giocatori qui, quindi quando ci sono quelli più bravi qualche volta bisogna accettare. Nell'Argentina sta per lasciare il campo Veron e sarà sostituito da un altro italiano tra virgolette, Usain, il giocatore del Napoli. Intanto Bertotto, buono l'anticipo. Tacchinardi. Sì. A chi ha detto sì giusto? Non all'arbitro sicuramente. C'è stata un'entrata piuttosto dura di Tacchinardi, poi è arrivato comunque subito Zanetti che si è ripagato e Trapattoni insomma. Pensava che l'arbitro avesse fischiato per lui. Sì, sì. Ecco Usain che entra ed esce Veron. Usain al posto di Veron. C'è anche un po' di polemica tra Veron e Trapattoni, adesso. Vediamo se Veroni ci dice qualche cosa, magari riusciamo pure a capire. C'è stato qualche sorriso ma anche un po' di polemica tra Battoni e Veroni. Sebastian! Veron applaudito, risponde al saluto dei sostenitori. Ce l'ho qui vicino a me Veron, volevo chiedergli un giudizio su questa partita, stare dando una bella lezione di calcio all'Italia, si può dire. Ma stiamo giocando bene come... come la nostra costume, come la storia del calcio, penso, argentino. Cercare di trattare bene il pallone e far divertire principalmente a noi, poi ai spettatori. Senti, che cosa vi siete detti con Trapattoni adesso? Quando... No, non l'ho capito, io ho sorriso perché il mister è molto, molto simpatico. Senti, un'ultima cosa, l'Italia però è in formazione sperimentale, con l'Italia vera sarebbe stata un'altra cosa, secondo te? Qual è l'Italia vera? Penso che cioè, sono tutti campioni. Purtroppo penso che stiamo giocando meglio noi. Sicuramente sì, complimenti. L'orgoglio. L'orgoglio argentino, l'orgoglio argentino, si sente anche la nostra scuola, i nostri giocatori. E conta anche quello. E stasera lo possono ben dire perché effettivamente hanno dato una dimostrazione di gran calcio. Di gran calcio. Colpo di testa di Bertotto. La palla è per Tacchinardi. Totti. Tacchinardi, persa, Crespo. Poi pallone che finisce fuori. Tra l'altro Bruno sta entrando Di Biagio per l'Italia.
Mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, l'Argentina conduce per 2-1. L'Italia prova a fare qualcosa del vecchio verso Inzaghi, sul quale va a chiudere Sorin. C'è stata una grandissima idea del vecchio, che ha visto con la coda dell'occhio arrivare Inzaghi, ma il passaggio purtroppo un po' troppo lungo. Primo piano per Del Vecchio, rimessa dell'Argentina, mentre di tanto in tanto fa capolino la suggestiva grafica virtuale. Ancora l'Argentina in avanti con Usain. Ed ecco il cambio sollecitato a gran voce da Trapattoni, esce Damiano Tommasi che ha speso davvero tanto, è stato forse tra i migliori per impegno, ed entra Di Biagio. E merita un applauso sicuramente Tommasi, al suo posto vedremo con la maglia numero 14 Di Biagio. Direi ottima la prova di Tommasi, specialmente in un'Italia così in difficoltà. Tra le altre cose, se è stata netta ed evidente la superiorità a livello di collettivo e di singoli dell'Argentina, io credo di poter dire che sul piano dell'impegno, della volontà, non niente da dire. Niente da dire per gli azzurri, però gli altri sono stati più bravi nettamente stasera. Simeone. Poi il lancio operato da Vivas. Totti, il rinvio di Pierini. Marco sta in mezzo, chiama Del Vecchio, Trapattoni, però è dura quando vedi che gli avversari, se entrano nel possesso di palla, te la fanno girare e non la prendi più, la prendi più, e non è facile stare in campo così. Inzaghi, Simeone, Leone, palla larga ora per Coco, fa filtrare Di Biagio, riceve da Tacchinardi, Di Biagio, Totti, esterno buono per Del Vecchio, ancora il pallone che carambola fuori per Coco, ora Del Vecchio, va Del Vecchio, trova un varco, parte il suo traversone, palla ribattuta. C'è però Tacchinardi prima, ora Totti in possesso di palla, si propone Coco, riceve, prova l'Italia, Coco cerca spazio, nulla da fare, lo chiude nettamente Zanetti, poi il pallone viene ripreso dagli azzurri, Di Biagio, Pierini, Cannavaro, pallonetto per Zenoni, va Zenoni, Usain su di lui, Zenoni circondato da due avversari perde il possesso del pallone, Argentina ancora in avanti con un sontuoso Diego Simeone. Sta facendo una partita giudiziosa tatticamente e una volta in possesso di palla sbaglia raramente, trova sempre il compagno libero. Aymar che ha ricevuto da Chili Gonzalez, ora rallentano gli argentini, però entrano in palleggio e sono sempre temibilissimi. Anche queste azioni che danno l'impressione così di una sorta di melina, però testimoniano di una capacità, sì, no, di gestire. La loro non vuole essere melina come presa in giro, no. Ma puro possesso di palla per cercare il momento in cui il momento più adatto per andare lì a far male lì davanti. Bisogna dire che anche nelle ultime partite di Coppa le squadre italiane hanno dimostrato di non utilizzare tanto questo tipo di gioco, che invece anche squadre di club straniere no, utilizzano in maniera produttiva, direi. L'ultima la l'avesse contro l'Inter. Sì. Tanto c'è questo tentativo di Cannavaro sulla destra con deviazione e palla in fallo laterale. Chili Gonzalez, un altro dei grandi interpreti dell'Argentina di questa sera. La palla è per Totti, limite, taglia l'area di rigore per un pallone che intendeva raggiungere Inzaghi, il quale forse si è mosso con un attimo di ritardo. Sì, però Totti ha fatto
ha fatto una gran cosa perché ha fatto quei 2-3 metri di scatto per liberarsi dalla marcatura, ricevere palla e poi tentare la giocata. Tanto Enrico mi pare che c'è un altro cambio alle viste. Sì, no? Un altro cambio nelle file dell'Argentina, sta entrando Gagliardo, prenderà il posto di Aimar, un altro che ha dato spettacolo stasera all'Olimpia. Sicuramente, Marcelo Gagliardo gioca attualmente in Francia con il Monaco. Eccolo pronto con la maglia numero 20. Entra anche Pochettino. Ed entra anche Pochettino. Andiamo al posto di chi? Ecco, è stato esposto il numero 10 di Aimar, altro giocatore che si dice interessi a molte squadre italiane, dal Parma alla Juventus, giocatore che comunque stasera ha fatto vedere grandi numeri sicuramente. Pochettino dunque in campo. Pochettino prende il posto di Ayala, mi pare di vedere, anche se non è stato ancora esposto il numero 2, però il giocatore si sta avvicinando qui verso il bordo campo e quindi esce Ayala, entra Pochettino e poi Gagliardo prende il posto di Aimar. Aimar, grande prestazione, esce Ayala, che lui ha giocato bene, ed ecco con la maglia numero 20 in campo Gagliardo. Tanto c'è un fallo su Totti, 37 minuti di gioco nel corso del secondo tempo e c'è anche una ammonizione. C'è da dire che negli ultimi minuti gli argentini stanno mettendo ancora più grinta negli interventi difensivi, questo si sta notando molto qui a bordo campo e di in qualche circostanza Trapattoni se ne è un po' lamentato. Beh, e gli argentini sono noti per essere grandi giocolieri, ma anche di avere dei caratteri abbastanza duri. Eh sì, poi delle scuole calcistiche sudamericane, però l'Uruguay è forse quella più europea, ma subito dopo vengono anche gli argentini, perché sanno anche praticamente essere molto attenti. Vedete intanto la grafica, il cerchio che ci indica i 9 metri e 15 di distanza dalla barriera. Prova Totti, c'è un rimpallo angolo. Mentre protestano gli argentini, probabilmente per una posizione irregolare. Totti dalla bandierina. 38 minuti di gioco nella ripresa, 2-1 il risultato a favore dell'Argentina. Parte il cross di Totti, l'uscita del portiere. E in azione ora proprio Gagliardo, poi gli argentini con estrema determinazione rientrano in possesso di palla. Gagliardo scatta in profondità Crespo, è in fuorigioco, si ferma, ora la posizione è regolare, arriva a sostegno anche Zanetti, dentro un pallone leggermente troppo lungo per Usain, che forse non si aspettava nemmeno il passaggio. Lancio di Di Biagio, isolato in avanti Inzaghi, che perdone, è che non li abbiamo mai messi in difficoltà sulle fasce laterali. Dato grande spunto di Gagliardo, poi pallone da quest'altra parte per Crespo che ha di fronte Bertotto, il tocco a favore di Gagliardo, la sua finta va a chiudere poi Di Biagio, quindi c'è il rilancio di Cannavaro, la palla è per Del Vecchio, prolunga verso Totti, ma è ben piazzato il nuovo entrato Pochettino con palla consegnata al portiere, poi il rilancio dello stesso Pochettino, gioca in Francia con il Paris Saint-Germain. Zanetti, Aimar, Gagliardo, Chili Gonzalez, ancora Gagliardo, largo Sorin, e fanno col pallone quello che vogliono. Usain, attenzione, grande percussione da parte di Crespo, tiro, ancora Buffon ci mette una pezza come suol dirsi, perché lo conosci. È rimasto in piedi, non è andato a terra, probabilmente. Rivediamo, sventola di destra, ma era stato bellissimo il movimento con il quale
si era liberato in dribbling profondo. Non mi aspettavo il tiro da Crespo. Certo che per Pierini l'esordio più difficile, forse il cliente più difficile all'esordio, non si poteva immaginare. Intanto sta per entrare nell'Argentina Lopez, non il Lopez laziale ma Gustavo Lopez, che prende il posto di Kili Gonzalez. È un attaccante, va al posto di Kili Gonzalez, che ha giocato a sua volta splendidamente e gioca in Spagna. Lopez con il Celta di Vigo. È dura trovare uno che non abbia giocato bene tra gli argentini. Veramente sono stati tutti bravissimi. Quando il pallone è rilanciato, poi è Totti, Sorin, Zanetti, caricato irregolarmente da Totti, che poi entra in accenno di polemica con Simeone, però i due... No, sembrava che Totti volesse quasi tenersi buono Simeone, nel senso che gli stava spiegando che non voleva far fallo su... Rivediamo, vedete, toccato sul piede d'appoggio destro, Simeone che protesta, Totti che chiede scusa subito a Zanetti, mentre qui vediamo, vedete, 31 metri e mezzo dalla porta, in posizione molto decentrata. Palla in area, c'è ancora un colpo di testa, poi si accende una mischia furibonda, pallone che spucca e Buffon lo fa suo di rugby, sì. Forse l'arbitro avrebbe dovuto fischiare un po' prima qui. Intanto c'è il colpo di testa di Vivas, poi Tacchinardi, ancora Tacchinardi da Del Vecchio, ma siamo al 42esimo del secondo tempo. Apertura da questa parte per Coco, da Coco, il tocco centrale per Totti, Totti chiama in avanti Tacchinardi, Tacchinardi per Gigi Di Biagio, profondità per Inzaghi, fermato, c'è però Zenoni, parte il suo attraversone, palla messa fuori da quest'altra parte, arriva in gran corsa Coco, si ferma, Totti che non aggancia e riparte l'Argentina, attentissima, vedete, a sfruttare anche le possibilità dell'azione di rimessa. E in azione ora proprio Gustavo Lopez, il nuovo entrato, il tocco centrale verso Crespo, ancora Crespo, un tunnel, Crespo, tiro e Buffon in angolo, e poi il gol. Buffon sembrava aver deviato in Bruno, è stato annullato comunque, è stato annullato. E vediamo di capire cosa è successo. Ma aveva fatto una cosa con tunnel su piedi. Allora, qui è tunnel. Forse ha toccato con un braccio qui, forse. Buffon che dà l'impressione di mettere in angolo, il pallone invece che si infila, ma gioco fermo. Ma forse nel rimpallo... Ecco che vediamo da quest'altra angolazione, vediamo. Qui una grande cosa, poi Cannavaro e... Ma. L'unica cosa può essere che l'arbitro abbia visto un controllo con il braccio. Sì. Peraltro anche dall'immagine non chiarissima, ha protestato subito però Buffon. Bielsa comunque è andato a chiedere spiegazioni al quarto uomo De Santis su quello che era accaduto. E De Santis cosa gli ha detto? Che ne sa? Ha detto quello che diciamo tutti noi, ma. Intanto è Tacchinardi, viene fermato irregolarmente, siamo al 44esimo del secondo tempo, l'Argentina conduce per 2-1, un vantaggio più che meritato. Ecco che rivediamo, allora, forse sì, forse l'ha toccata, ma io non ci giurerei, anche perché ovviamente l'immagine televisiva è schiacciata. Si sembra che lui tolga il braccio proprio per non colpire la palla. Italia in avanti, il pallone... Ecco il pallone che viene dato all'indietro, ancora per Totto, svetta Samuel, poi Di Biagio tenta la gran botta da fuori, ancora un intervento di Bertotto, ma l'Argentina è attentissima in avanti, incontenibile Crespo, la combinazione con Gustavo Lopez, va Gustavo Lopez. E ancora vengono da dietro. Vengono da dietro, tutti a sostegno, eccolo, Diego Simeone, 99 partite per lui con la maglia della nazionale del suo paese, cosa di cui è giustamente orgogliosissimo. Il pallone poi per Zanetti, prova la
il dribbling su Coco, il pallone finisce fuori, 45 minuti di gioco e 5 minuti di recupero, come vedete. Pierini, non saranno un po' troppi? Canavaro, ma per i cambi, Vincenzo, sono stati troppi per sì, forse era meglio non averli. Toppi avanza, Tacchinardi, Coco, Del Vecchio, Tacchinardi tiene palla, Tacchinardi viene caricato, calcio di punizione, avete visto addirittura Crespo commettere il pallo, ecco che rivediamo. Concertano l'esecuzione del calcio di punizione a 31 metri dalla porta avversaria, Toppi e Di Biagio. Poi si allontana Di Biagio, riceve il passaggio di Toppi, tira dalla grande distanza, guadagna un angolo. Primo minuto di gioco del recupero che se n'è andato, risultato di 2-1, prova l'Italia a recuperare un pareggio che naturalmente non sposterebbe minimamente quella che è la valutazione generale della partita, ma che comunque potrebbe essere un conforto morale. Un risultato di prestigio. Un risultato di prestigio, Toppi, svirgola. No, ha lanciato Zenoni dalla parte. Nasce un cross per Zenoni, sul quale va a chiudere Gustavo Lopez in fallo laterale. La rimessa dello stesso Cristian Zenoni. Avremo la possibilità dopo la fine della partita di vivere ancora un lungo dopo partita assieme con lo studiolo, nel quale c'è Giorgio Tosatti, poi con i colleghi che provvederanno a fare le interviste. Attenzione, 3 contro 2, contropiede dell'Argentina, il tocco in profondità per Gustavo Lopez che però era finito in offside. Ecco, questi sono i loro difetti, quelli di cercare assolutamente la giocata in ogni momento. Fuori, esultanza dei sostenitori argentini, successo di prestigio, si fiderà così, della nazionale argentina, con Del Vecchio che si vede sbucare all'ultimo momento il pallone. Forse non difficilissimo da contrarre. Non si aspettava il liscio di Pochettino che lì davanti. Tanto qui vedete anche il supporto grafico con quella linea gialla che viene tracciata in corrispondenza dell'ultimo difensore e non era fuori gioco. Anche in diretta infatti non sembra. Festa grande dei sostenitori argentini. E a proposito di feste grandi, Bielsa vuol concedere la standing ovation a Crespo, grande protagonista, sta per entrare Cruz e per uscire Crespo, se la palla ovviamente andrà fuori prima del fischio finale. Intanto ce l'ha ancora lui, l'ha data a Simeone, su Simeone l'attacco di Tacchinardi irregolare, Diego Simeone a terra, trascinatore stasera. Quando è uscito Veron, oltre a fare quella dichiarazione d'orgoglio, no, di appartenenza a un calcio di così grande prestigio, ha sottolineato il fatto: ci divertiamo giocando, e si vede, no? E quando c'è questa componente, naturalmente poi lo spettacolo. Vediamo che ci dice pure Crespo. Allora Hernan, complimenti, ha detto Veron, abbiamo dato la dimostrazione che ci divertiamo giocando e lo state dimostrando davvero. Oh, credo che sì, almeno è una grossa soddisfazione giocare per la nazionale, perché si vede un bel calcio e credo che stiamo offrendo un bel spettacolo, credo che l'Argentina sta facendo una grandissima partita. Ci avete messo anche una grandissima voglia, non è stata un'amichevole per voi? Oh, l'abbiamo detto in questi giorni, per noi certamente è sempre un'amichevole, ma è sumo prestigio, di conseguenza ci comportiamo, quindi da 10 anni non si giocava con l'Italia e non volevamo lasciar perdere l'occasione, poi il risultato si vedrà. Ma comunque credo che sia vista una grossa Argentina. Ormai insomma l'avete quasi vinta. Senti, un'ultima cosa, l'Italia te l'aspettavi così? L'Italia è una grandissima nazionale, qui al minimo errore che avevamo fatto ci hanno colpito. Noi abbiamo tentato di fare il nostro gioco e non commettere più errori. Fino adesso ci stiamo riuscendo.
Bene. Complimenti. Grazie. A intanto, mentre stava parlando Crespo, è stato ammonito il giocatore Usain e l'Italia ha guadagnato questo calcio di punizione da posizione abbastanza vantaggiosa. Sì, come vedete, con due... 25 metri, due buoni tiratori, sì, come Totti e Di Biagio. Potrebbe essere una buona occasione, anche perché non mi sembra che questo Burgos sia un grandissimo portiere. Intanto però... troppo vicino alla barriera. Vedete che sono già 50 i minuti, quindi praticamente questa sarà l'ultima opportunità per la nazionale italiana. Di Biagio. Sventola! Con le unghie forse tocca Burgos e mette in calcio d'angolo. Vediamo se l'arbitro lo farà battere. Gran tiro di Biagio. Sì, non mi è sembrato molto sicuro il portiere. Sembra che l'ha deciso proprio all'ultimo. Totti. Ultima opportunità. Parabola molto lunga. Palla centro area allontanata e qui probabilmente l'arbitro fischierà. Consulta il cronometro, ha fatto cenno però che c'è rimessa laterale, però fischia e la partita vede la meritata vittoria dell'Argentina per 2-1. Vi ricordo, Italia in vantaggio con Fiore al 26esimo del primo tempo, il pareggio di Chili Gonzales al 36esimo in apertura di ripresa, poi il gol vincente di Crespo. Vittoria meritata degli argentini. Ora un breve break pubblicitario, Bruno, poi Bruno. Di nuovo ci vuole il break prima, un attimo velocissimo, trattiene il tuo ospite, linea alla pubblicità.